Onorevole Bordo, una campagna elettorale moscia, Manfredonia ci ha pensato lei ad accenderla. Ma io sto facendo una campagna elettorale parlando molto di programmi, di ciò che ho fatto e di ciò che farò nei prossimi anni in Parlamento per il territorio e per il Paese. Dai miei avversari, specialmente dall'avversario del Movimento 5 Stelle, non ho sentito una parola, una proposta, un'idea sul futuro del nostro territorio. Il punto è che loro hanno costruito la fortuna elettorale al grido di onestà, 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 puntando il dito contro tutti gli altri, ma stiamo vedendo in questa campagna elettorale per molti dei candidati del Movimento 5 Stelle che purtroppo predicano bene ma razzolano molto male. Mi sono limitato soltanto a dire che è dovere dei candidati raccontare ai cittadini anche la propria storia, raccontare chi siamo. Ho aggiunto che il candidato del Movimento 5 Stelle del Collegio di Manfredonia nel passato non svolgeva proprio un'attività consentita dalla legge. Punto. Questo non significa attaccare nessuno, ma significa semplicemente raccontare una verità che tra l'altro a Manfredonia già molti cittadini conoscono. E questo ipotetico inciucio con Gatta? Anche questo è ormai il paese delle fake news, in cui si dà per buono tutto quello che qualcuno si inventa. Io sono candidato, così come sono candidati gli altri. In Parlamento non andiamo per fare un concorso, andiamo con idee diverse. Io sono di centrosinistra, Gatta è di centrodestra, abbiamo con due idee completamente diverse. Io penso che bisogna lavorare per assicurare nei prossimi anni una grande redistribuzione sociale. In questo paese c'è ancora poca gente che guadagna troppo e tanta gente che invece guadagna meno e che non riesce ad arrivare alla fine del mese. C'è già una differenza rispetto a questo tra noi e il centrodestra. Loro propongono la flat tax, che è la riduzione dell'IRPEF solo ed esclusivamente a favore di chi guadagna di più e non a favore di chi guadagna di meno. Basta questo a dire che ci sono differenze enormi tra quanto proponiamo noi e quanto propongono i nostri avversari, e basta questo per far comprendere ai cittadini che si devono fidare di noi e soprattutto di quello che saremo in grado di fare per il governo del Paese anche nei prossimi anni.